Ciao Luca. Ciao. Ciao. Ciao Bianca. Salutate i vostri cari da parte. Vai Matti. Ciao. Buongiorno. 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 Ciao Ciccione. Buongiorno. E allora? Sì. Ciao. Ma che bravi. Questa è parte della squadra. Ti ho fatto venire lontano oggi. No, cosa c'è da venire qua? Ma no, casa 40. Casa che niente, casa nostra 40. Siamo vicini di casa io e lui. 30 ore a casa, ormai. Sì, almeno questa che non vai a andare. Quella vecchia. Col giornale, guarda che tu. Hai il Fisi. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao, ciao, buona continuazione. Ciao, ciao. Se non piove ci vediamo domani. Va bene. Buongiorno, buongiorno. 28ª tappa di questa via Postumia. Partenza alla grande. Partenza alla grande, dove abbiamo salutato l'amica Farida che ieri ci ha accolto con un calore impressionante, e questa mattina mi hanno raggiunto sei amici dell'Avispedale Casalasco con cui mi alleno, il gruppo dei pensionati, e è partita la grande questa giornata. Ci aspetta un chilometraggio importante, passiamo per Gazzuolo e poi arriviamo a San Martino dell'Argine, dove ci aspetta il sindaco per una guida in questo ennesimo paesino che ha tanto a raccontare su questo cammino, e noi ascolteremo quello che appunto ci diranno. Poi domani una tappa semplice di 15 km, poi di 22, e finalmente concludiamo questo secondo step davanti a casa mia. Mi aspettano tre giornate, più di 50 km impegnativi, ma avverto già un'energia particolare. A dopo. Siamo sul ponte di Marcaria, a pochi chilometri, a 2 chilometri da San Martino dell'Argine, dove dopo una piccola salita per salire appunto sul ponte segue un bel rettilineo, teatro di tante sfide, assieme agli amici in bici, sfide vinte, sfide perse. Facciamo qua la chiusura, al termine del selfie solito che faccio e facciamo al termine
della tappa. Siamo arrivati anche a San Martino dell'Argine, al termine di questo importante rettilineo che ho già percorso migliaia di volte in sella alla mia amatissima Pinarello. E ora siamo arrivati anche a questa tappa, domani Sabbioneta, poi Martignana di Po. È curioso davvero camminare lungo queste strade che pian pianino mi avvicinano a casa, e un aspetto nuovo che comunque provo in questi giorni, in questi cammini, in queste avventure. Perciò emozioni nuove, sensazioni nuove, e ce ne saranno poi altre, perché poi per avvicinandoci a Genova ci allontaneremo, mi allontanerò da casa, perciò ogni giorno è una scoperta nuova. Buongiorno! Buongiorno! Tutto bene? Voi? Ma dove andate? Ma di cosa? Guarda, che abbiamo preparato. Ciao, buongiorno! Se vuoi, anzi se volete. Buongiorno.